come all'improvviso, sopra il cielo e paradiso, cantiamo la canzone Sicilia, Sicilia, vai avanti Sicilia. Sicilia, Sicilia, la terra mia, sono in armonia, Sicilia, Sicilia, è la mia. Batti le mani. Tocchi il dito, sento in mano, voglio bene tutta la vita. Come all'improvviso, un salutone dal re dello zenzero e dal principino, ciao Nuccio. Buonasera, buonasera, ciao Vincenzo, ciao Diego, Emanuele, compare Emanuele, Simone, ciao Simone. Allora, era doveroso che dopo una lunga assenza, il re dello zenzero, ciao Nunzia, facciamo una diretta shock. Salvatore, ciao Castagna, un abbraccio che oggi presenta Vincenzino che canta la sua canzoncina della Sicilia, giusto? Quale canti tu della Sicilia? Oppure amore, amore mio, qual è? Amore mio. Ah, qual è questo amore mio? Amore mio. Ciao Lilla! Saluti mattina. Amore, amore mio, sei tu. Ciao Sergio, saluta Sergio. Ciao Sergio. Salutiamo Rossella Sissi, Nunzia. Ciao Nunzia, un abbraccio. Nunzia incauto. Nunzia incauto. Tiziana è femmina. De Rosi, ciao De Rosi. Ciao salutiamo De Rosi. Salutiamo De Rosi e tutto. Ciao Sergio, Tiziana. Tiziana, ciao Tiziana Marina, Sergio Rizzo. Un salutone dal re dello zenzero. Con il zenzerino piccolino. Un abbraccio veramente. Ciao Lidia, Nicoletti, Antonio Cardarano, Maurizio, ciao Maurizio, un abbraccio. E allora, come va? Tutto a posto? Tutto ok? Allora, salutiamo Antonio Cardarano, ciao Antonio. Ciao Antonio. Fabio Termine, ciao Fabio, Lucia Mosca. Ciao Lucia. Si chiama Mosca. Mosca, si chiama Lucia Mosca, ma non è la mosca che è da cavola. Una mosca. E una persona che si chiama Mosca. Una mosca che è da posa a capo tavolino. Non è una mosca. Si chiama Lucia Mosca. Ciao, allora salutiamo Luca Cervolino. Salutiamo. Poi la mamma. Ah? Saluta mamma. Salutala. Ciao mamma. Salutiamo la mamma. A mamma, come si chiama tua mamma? Fabio. Fabio come? E papà come si chiama? Giuseppe. E che mestiere fa papà? Che fai papà? Lavoro. E che lavoro fa? Macchine. Che giuste macchine? O è spascia? Le macchine. È giusto, eh? Allora, li rombo. Ah, pure. Ciao Peppe. Allora salutiamo Peppe Di Agostino di Agira. Ciao Peppe. Salutami Rosalia. Ora ti voglio lasciare la mamma. Laura Alfano, ciao Laura. Caterina Polonese. Allora, ciao Antonino Macaluso. Allora tu vuoi andare alla mamma? Andiamo, dai, mentre mettiamoci le scarpe. Purtroppo dobbiamo vedere. C'è Lucia Mosca. La mosca che è la serreta, la mosca. Salutalo. Come non è? Tiziana, ciao. Grazie Tiziana, Claudia Russo. Ciao Claudio, saluto Anna. Saluto Anna dell'America. Anna dell'America. Da New York. New York. Maurizio, ti sono passate le punture della. Sì, certo che passano, questo non c'è più niente. Non c'è più niente. Io sto facendo un bel saluto perché da molto tempo che non faccio diretta, perché effettivamente sono un malincuore, perché effettivamente sto finendo il lavoro, e oggi è l'ultimo giorno del mio lavoro, del servizio all'incendio, non lavoro più purtroppo. Io siccome questo lavoro lo amo, purtroppo non può durare un eterno. Purtroppo in Sicilia si lavora 5 mesi e dopo di che dobbiamo andare avanti, capito? Allora, io saluto Giovanna, saluto tutto il mio gruppo, saluto Lilla, saluto Sabina,
Sabrina, saluta Sabrina. Ciao Sabrina. Un abbraccio, c'è a dire. Un abbraccio. A tutti pure sì, i tuoi figli, sì. Un abbraccio di cuore. Questo qua, dopo c'è veramente... Ciao, ciao Tabina, no, Sabrina si chiama, Sergio, no, Tabina. Tabina hai chiamato. Tabina. Tabina hai chiamato. Ciao Stefano, di Stefano Dario, ciao Dario. Allora... Ciao, ah Sabrina, Sabrina, Sabina, vabbè, lo stesso. Sabrina. Allora. Sabrina. Ciao De Rosi, un abbraccio a De Rosi, ciao, un abbraccio. Elisa, Elisa Federico, Graziella Guadagno, buona serata, buona serata. Luca, ciao Luca, Michelina Magro. Allora, io saluto pure Giovanna, saluto Marco Bracciola. Oggi ho voluto inserire Marco, perché effettivamente vediamo del gruppo abbiamo inserito Marco. E faccio un appello a Fabio Di Benedetto di stare tranquillo, come Michele Clamo. Michele, saluta Michele. Quello che oggi ti ha fatto fare un giro con noi, uno ti fece fare un giro. Da trattore. Bello, ti ha fatto un giro da trattore, ci dice, vai. Salutiamo Michele Clavotta. Quando sei ufficialmente disoccupato, l'intingente è finito. Purtroppo è così. Purtroppo è così. Ciao Michele, Paolo Ruvolo, ciao Paolo Ruvolo. Giuseppina Di Bella, ciao Giuseppina. Saluta Giuseppina. Saluta Giuseppina. Ciao Giuseppina. È tagliare, è tagliare il caso. Ciao Giuseppina. È tagliare. Giuseppe Iannello, Marco Fazio, ciao Marco. Sempre le tue canzoni mi piacciono molto di più. Grazie Giuseppina, un abbraccio. Rosetta Di Agostina, Rosetta, saluta a Diego. Ciao Diego. Saluta a Diego, c'è Diego. Ciao Diego. Salutiamo a Diego. Johnny, a Johnny. Johnny. Ciao Johnny. Johnny dalla Puglia. Dillo, Johnny dalla Puglia. Paola Loforte, Paola Loforte, ciao Giuseppina Di Bella. Ciao Sergio, Maria. È quello della mamma. Quale? È piccolina. Chi? Ma chi? Paola. Paola? No, Paola, no, questa è un'altra Paola. Allora, saluta mio padre che... Sì, l'abbiamo salutato. Ciao Peppe. A Peppe lo conosci Peppe? Sì. Peppe è un nonno di... Di Diego, saluta Peppe, nonno di Diego, dillo da gira. Ciao! Peppe. Peppe. Il nonno di Diego, dillo. Sì. Il nonno di mio cugino Diego, salutalo. Sì. Salutalo, salutalo. Sì, mi lasci. Sì, ora ti lascio. Ciao Vittoria in Bellezzeri, ciao, buona serata, Luigi Farulla, Giuseppina Di Bella, Maurizio, ciao. Allora, ora c'è Diego, c'è, saluta Diego, dacci un bacio, mandaci un bacio. Ora ti va a lasciare dalla mamma. Ora ti metti le scarpe. Mettiti, aspetta che ti metto le scarpe. Scusate l'imprevisto che ci mette le scarpe. Un attimo. Quando lo vado a lasciare dalla mamma, giusto? E ci facciamo mettere una passeggiata. Facciamo la passeggiata a piedi, tanto qua vicino sta vicino, stiamo qui vicino, stiamo qui vicino. No. Come no? Lontano. Come lontano stiamo? Andiamo, dai, dai, salutiamo a tutti che ci facciamo un viaggio. Aspettiamo, ci facciamo vedere dove abitiamo, abita tu. Ciao, ciao mia cugina Fina. No, io non so poter. Ah? Là. Dove? Là. Che lo canale? Là mi sposo. Dove ti sposi? Quella cosa. Io ce l'hai pure tu della sposa. Ah, è vero? Sì. Sì, andiamo. Andiamo. Ti aspettavo. Sì, aspettavo. Aspetta ancora, andiamo. Dai, andiamo che vado a lasciare a Vincenzo. Andiamo a lasciarlo. Andiamo. Diego ti sta guardando. Diego, saluta. Ciao, cioè, Diego. Sto andando a casa, dillo. Andiamo a casa. Andiamo a casa, dicelo. Andiamo a casa. È tosto. Oh, tosto è? No, non è tosto. Cos'è morto davanti? Ciao. Ciao, Patrizio.
Come sei morto da fame? Sei morto da fame. Maria, Maria, ciao Maria, Maria. Si chiama Maria, Maria. Sì, saluta Maria, Maria. Ciao Maria, Maria. Un salutone a tutti da Ciadere. Sto andando a casa mia, dicevo. Andando a casa mia. Dalla mammina. Dalla mammina. Mia, mia. Mia, mia. O è mia? È mia. Qui vicino. Qui vicino. Ciao Pina. Ciao. Ciao. Oh. Ma rinfrescai sto cervello. Ciao Peppe, De Francesca, ciao Peppe. Arri! Ah, stiamo a guardare, sono a telefono, sono. Sì, sì. Oh, no, sono a bene. Cioè, come all'improvviso. È la brisa. Come all'improvviso siamo qua, solo col cacca. Come all'improvviso. Sopra il cielo è paradiso, non un bacio. Dai. E no, non lo so. Tutta una volta. Vabbè, buonanotte. Ecco, ti metto dietro gli occhi. No, e domani io vado là, saluto e mezzo. Ciao. Ciao Anna, un salutone Anna, Consuelo, buona serata a tutti. Fabio, ciao Fabio. Niente, Vincenzo, abbiamo cominciato la diretta, però come all'improvviso ha voluto andare a casa, doveva dormire con me, ma purtroppo... Come all'improvviso sono qua di nuovo. Come all'improvviso. Buona serata a tutti. Il tempo di che ho lasciato a Vincenzo, ho lasciato e sono di qua. Sono di nuovo qua. Suona. Allora, ciao Anna. Ciao Anna, ciao veramente a tutti. Allora, il tempo di lasciare a Vincenzo e mi ritrovo in questo divano per salutare gli amici veramente con cuore. Come dicevo poco fa, è da tanto tempo che il sottoscritto non andava in diretta. Era doveroso salutare gli amici, fare e stare un po' in compagnia. Un salutone veramente a tutti, come a domani. Allora, io effettivamente, se c'è qualcuno che vuole venire in diretta magari per salutare, è a disposizione, la mia chat effettivamente può ospitare per salutare qualcuno. Voglio dire ciao Costanza, per Nicola, saluto Costanza e tanti altri, vedo che ci sono 80 più 35 in linea. Io auguro veramente, se c'è qualcuno che vuole intervenire, per me fa un piacere, Patri. Ma poi si è, mio fratello sta benissimo, mio fratello, io poco fa sono andato all'ospedale,
sto mantenendo massima riservatezza perché ognuno ha i suoi problemi familiari, ma effettivamente oggi ho voluto vederci chiaro con mio fratello, ho parlato con il dottore, tutto a posto, era un po' critica la cosa, ma fortunatamente l'ho detto tempo fa che il dottore effettivamente dobbiamo dare tempo e fiducia e non allarmarsi di tante cose, magari uno corre lontano, ma pure i migliori medici li abbiamo qui in Sicilia quando vogliono fare il suo lavoro, effettivamente stanno facendo quello che stanno facendo, tutto a posto, penso che un 10 giorni uscirà dall'ospedale. Patrizio, ma non c'è fretta fuori, freddo, fretta fuori, c'è caldo, non c'è, forse voleva scrivere freddo, no fretta. Gianluca Gallo, ciao Gianluca, salutiamo Gianluca, penso che è di Pietra Persia, salutiamo tutti gli amici di Pietra Persia. Un salutone, oggi fa il compleanno Angelo Zinna, ma Angelo Zinna scomparì, volevo augurarvi un buon compleanno, ma non c'è. Allora, in diretta, magari lo volevo in diretta. Salutiamo Peppe Gallo, un salutone a tutti i miei compaesani che vivono all'estero, un abbraccio a compaesani e siciliani che vivono lontani, pure i calabresi, i pugliesi, i sardesi, i campanesi, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti gli italiani veramente che sono degli eroi che vivono lontano. Un abbraccio veramente a tutti. Allora io dico effettivamente, mi dai la linea? Io ti voglio dare la linea. E come te doni la linea? Fabio, tu ti do la linea se tu me la chiedi. Ciao Turi! Allora, vediamo Fabio qua, Fabio. Ti do la linea Fabio, dai, quasi. Vediamo se io... Qua c'hai la linea. Qua c'è Fabio di Pietro. Ehi Fabio, ti ho dato la linea. Sindaco. Buonasera. Sindaco. Buonasera. Vai. Buonasera, amo capo. Buonasera. Ho parlato con Anna fino a poco fa e ti mando i saluti. Grazie. Biagio siciliano, ciao Biagio. Aspetta che c'è un carissimo amico mio, paesano, che ora era siciliano, ora è diventato calabrese. Un abbraccio al siciliano di cognome, siciliano di nascita, ma ora è diventato nativo calabrese. Oh, Fabiozzo! Ma te io ti vedo un po' strano. No. No, tutto a non posto. Non sei, ti vedo con il sorriso sulle labbra, di solito il sorriso ti manca. Ma ti ho mandato quando mi piace, quando vi siete fatti la foto. Sì, ma ti vedo un po' giù di morale. Sì, un po' strano. Che è successo, Fabio? Si è consentito dirlo, eh? No. No, è stanchezza. Non ti affaticare troppo, non travagliare troppo. Qua travagli ammazza la gente. E questo Gaetano... Ma aspetta, Fabio. Fabio. Come? Fabio, come? Mi senti? Aspetta. Diamo il punto che tu sei sindaco. Un depigliare e pensare alla gente, un tabellare, tranquillo, capito? Tu sei un sindaco do gruppo, punto. Sì. Ma scritto, Emanuele, questo Gaetano oggi ha messo in fiamma Emanuele. No, vabbè, non, Manuela si sa difendere. Manuela, Manuela si sa per difendere. Tu un tabellare, non ti pigliare da collera. Te vi abbeliato, te vi. No, e io. Questo qua si sente montato, questo Gaetano lo smontiamo noi. Che vamo smontare? Che siamo a Formula 1, che smontiamo e montiamo. Che siamo a Formula 1. No.
Ci facciamo una cosa, lo eliminiamo per un po' di tempo e dopo lo rimettiamo, lo buttiamo fuori. Se si No, comporta no. Ah, se si comporta bene lo buttiamo fuori, Fabio. bene. Ma perché ho già fatto già se ne esce? Che fa? Senti, vado fregato. No, ora ti spiego. Quando sono su Messenger, sotto mi spunta Marco Ciao Bracciola. Non mi Giuliano, fai. Giuliano Lario. Dimmi. Amen. Come amen? Che mi dice il mio parreno? Che mi dice sta amen? Mi spunta Marco Bracciola su Ma vuoi? Messenger. Qui Regala che quando. spaggia la talon lei, dai di tira, Marco c'era lì. Cara Madonna, cosa? Marco c'è, sta tanto che Marco c'è. Hai capito? Quando metto su Messenger mi spunta Marco Bracciola. Le Ma non lo so, come mai? domande lo faccio vedere al negoziante e me lo faccio sistemare. Dacci un colpo in testa a sto Marco Bracciola, che mi spunta sempre. Cioè, vedo un negoziante, c'ha cioè, mi spunta sto Marco. Via del Roma, come ti spunta a Caltanissetta? Mi spunta. Ma come ti spunta sto Marco? Perché ti pare? È diventato un fantasma, ti viene appresso. Sotto su Messenger, quando metto su Messenger, E ti spunta dietro, ti spunta. sì. Ma ecco, ma dico, quando è che ti spunta? Da poco fa, 10 minuti. Da stasera. Quando ci pungi io, quando ce l'ho messo? Sì. E che tu mi dici? Non lo so, non lo so. Può essere che ti vuole bene, che tu ti vuole vicino, che tu non lo so, non lo so. Ma allora fino a quando è la forestale da te? Finito, è finito di lavorare, è finito. Ah, domani non ci vai più. Ho 3 giorni di recupero, ma niente di che. Andiamo là, se c'è qualche lavoretto di manutenzione al camion, facciamo delle piccole manutenzioni di routine per conservare, Ma diciamo, il gli camion. attrezzi personali che ci hanno dato in donazione, dotazione. Sì, ma il camion l'avete conservato? Allora, il 15 si chiude l'antincendio, dopo il 15 noi facciamo puliture del mezzo e andiamo a guardare tutte le cose che sistemiamo, le manichette, tutte queste cose. Questi 3 giorni servono per questo. Ma il mezzo non lo dovete portare alla forestale di Enna. E loro se lo prendono. Lucia Mosca, conosce Lucia Mosca, ti dice solo con la vita, ti vede giù di Di morale. Caltanissette? Che ne sa, ci sa. E No, io non la conosco. tu perché dici queste cartone strategiche? Io no, perché qui ci sono i Mosca, c'è E Giusimo i Mosca. muschi però calavimo, ne cadimo sulla cartone strategica. I moto di queste mosche avete a cartone strategica, pure cani i muschi. Certo. I muschi sono un nei muschi. Ma Vincenzino non ce la dare la zappa in E mano. perché? E se si fa qualche sbaglio, ci va addosso al Ah, piede. stavo attento io, aveva contro me va. Do Certo. F. Ciao De Rosi, ti saluta De Rosi, Tiziano, Grazie, De Antonino, Rosi. Abelle Siciliane, Caterina Pugliesi, Ma visto che Antonino Ersilia, Macaluso. ti saluta Ersilia, dalla Grazie, Svizzera, grazie, e ti saluta grazie. Anna, che si chiama Abelle Siciliane, ma è Anna da Napoli. Grazie, grazie. Lidiano, tutti ti stanno salutando quando baci ti stanno mannando. Auguri a tua sorella, che l'ho saputo ora, che tua sorella fa gli anni. Masuro. E fino a Puzzangher che ti Ma viene. chi te naude, che era ma così, ma solo ho 3 marzi parlando. Queste, anzi, auguri a mia cugina Fina di cognome. Da Firenze, un abbraccio e auguri. Ma Angelo Zinna unni è Angelo Zinna. E che ne Tu che sono faccio? Zinna con unni a finire. Che ne so, da molto tempo che io non lo sento. Non lo sente? Sta attento se lo senti, me lo fai sapere.
Sì, ma Cristo forse dopo, quando ha finito gli arresti domiciliari, si è data la bella vita. No, vabbè, sì, lo so. Lo so, Per Francesco, Napoli. ciao, no, sì. Mi disse Lucia Mosca che c'è la zappa Camosca. No, Sei perché matto. oggi quando hai fatto il video e Vincenzino aveva la zappa, capace che gli scappa e ci va sopra il piede. No, sapete a mandare la zappa. Ti saluto Antonino Macaluso, conosci? Sì, ma l'hai messo di nuovo nel Perché gruppo? rete? È perché rete? L'hai messo di nuovo nel gruppo? No, ancora no, ancora no, ancora non hanno mandato la richiesta, non l'hanno mandata la richiesta. Ah, un ti saluta. No, non mi saluta, mi sta salutando, mi sta Sì, salutando, mi saluta, sì. mi sta salutando. Angela Di Mauro, ciao Angela, mi sta salutando. Ma Anna Dimmi della una cosa, Menta. mi dice Lucia Mosca. Se il sindaco di Castello fa un discorso, fa qualche parola, qualcosa. Dicami io chi è Lucia e che di dov'è questa Lucia? È una privacy, privacy. Privacy, privacy. Non è che ci potremmo dire di un niente. Vuole dire Ma Marco di Ferrer, ciao dica la Marco. pipi, dica la nera, dica la Come? scebetta, di. Non lo sappiamo, se vuole dire Ridda o dice Ridda. Signora Mosca, di dove Mosca viene? Ma abitate vicino con tuo nipotino? Sì, qui vicino. Povera Italia, dice Laura. Saluta Laura, povera Italia, tutta bene. Grazie. Allora, mi dicono, Giorgio Saluggiotto, di chi sindaco sei? Presentate, dilla Io qualcosa. mi chiamo Fabio Di Benedetto e sono il sindaco di Zenzero e Limone, basta. E io mi Va. ci trovo bene in questo gruppo e porto allegria e simpatia e non debbono bisticciarsi nessuno. Perfetto, visto. E questo gruppo qua vivo, questo gruppo. Qui in questo gruppo abbiamo Anna dell'America, Ersilia, Giovanna, e mio Dove compare sono Emanuele, Ersilia compare dove è? Emanuele. Ersilia Io dove sono il sindaco è? Fabio Di Ersilia dove è? Ersilia Benedetto, dove di Svizzera, ai confini. è? E dopo Anna c'è? dall'America. Quando anni dall'America ci sono? Gli ho deciso, anni dall'America. Giovanna da Giovanna con te? Messina, di Giovanna con Messina. Di te? Giovanna con te? Messina, provincia di Messina. Ah, Dopo qua vivo, a Sabrina. Abbiamo a Sabina, Sabrina dove Buccanesaccio. è? Come ne è? Di Vicevano, Vicevano, Dicevano, Vicenzo, non lo so. Dopo di Massergio, dove è Sergio? Ai Sergio di Caltanissetta, l'ho Dopo capito. Sabina. Lilla. A Lilla di Colosberna di Caltanissetta abita a Torino. Ciao Leandra, ciao Rosario Abita Lenin. il signor Angelo Zinna Dunni di Angelo Zinna, Dunni. Cosenza. No, dopo qualcosenza, da mentolare. A Mendolara. E cosa quella che abita in Val d'Aosta non la sento più. Qui è che sta da Valdaosta? Come si chiama? Anna con il marito. Che era dalla Calabria. Da decidere se era in Valle d'Aosta o era la Calabria, perché la È di d'Aosta. Calabrese, ma abita fuori, vicino a Perché Val d'Aosta. attualmente è tutto fuori, so, nel caso che entra. Basta. Anna. Sempre qua Anna l'ha in testa. L'ho Anna, sentita fino a cosa poco vuoi fa. di più? Sempre qua Anna. Dopo, Emanuele, tu non è Emanuele. Emanuele dice che doveva fare il servizio, oggi si è sentito poco. Dice che, ma allora dice che. Ma abitate vicino con Emanuele? Dice? Ah, abitate vicino con Emanuele? È un chilometro, è un chilometro, c'è un chilometro. Né Ciao, De Rosa si sta dove ammazzando dalle risate. De Rosa ti sta ammazzando dalle risate. oh.
Patrizia, dobbiamo salutare a questa Nancy la Cabol, che è rumena. Umo. Nancy, Nancy la Nancy, ed Cabol, dalla Romania, Antonella. e abita qui a Caltanissetta. Cario, No, qui c'è scritto che Nancy Lac sta guardando il video in diretta. Ah, Antonella Bagnato, volete dire. No, e io avevo detto pure No, Antonella che Bagnato. è la Calabria, che è l'Antora, che è Sì, sì. categoria. Io stavo pensando, tu la tua dire, Antora, che è la Calabria, che è la Capenna di Angato, che è Antonella Bagnato. Antonella Bagnato, dobbiamo E la salutare. sta con se sente, vero? Nino Sciarrino, che chi Saluta Carmelo sto. Scerra da Cartanese, di Gela. Antonino Sciarrino di Caltanissetta. Ma come andiamo? Nemmeno una cosa. Che Come chi si sto chiama mettendo anche a da burro? Darmena? Nancy Lacob, non me lo ricordo più. Come te ricordo che ho? Venga, se n'è andato. Dobbiamo salutare Antonio Sciarrino. Don Sciarreno, questo è Don Sciarreno. Chi so fa il tabutaro? Mezza qua. Minchia. Mi ha Giovanni. preciso. Salutami a Tambutara. Salutiamo Preciso. Giovanni Speciale. Salutala. Tiziana, Qui è Tiziana. quella che è di Calascibetta, di dov'è? È di siciliana e lavora fuori. Ah, Tiziana che era da Germania, da Idone. A tutta vi ha detto salutare, salutare e tabutare. Non Va vi ha detto bene. gente migliore da salutare. E mica sei spuntato, lo dobbiamo salutare. Poi è che stiamo ancora io, caro. Nino Sciarrino. Ah, Nino Sciarriro, e come sponda a me sto Nino Sciarriro? Sì. Vabbè, ti auguro una buonanotte. Ah, chi stai? Corina M. Iannone, qui è chi stai? Non lo so, non lo conosco. Forse a Rumena. Ma rumeno, forse. Lilla Colasberna, Emanuele Nicosia. Calasberna, no Culasberna. Calasberna. Colasberna, No Ersilia, Cola. Pure a me mi avete sbagliato. Calasberna. hai mangiato o sei ancora in dieta? Come ho mangiato sempre in dieta? Giusto, ho mangiato. Ah, Mangiato, ho mangiato. Hai mangiato? ma Mangiato. Ho mangiato. cose leggere, Sì, certo, leggero, leggero, leggero mangio. Perché diverse sono un niente. pecorino, perché sono un pecorino. Va bene. Va bene. Allora, su con la vita, Buonanotte, accate, su con salute la per vita, te. buonanotte a tutti. E Come saluta la all'improvviso, signora. come Come all'improvviso, buonanotte a tutti. all'improvviso, buonanotte. Dal sindaco. Dal sindaco vi auguro una Sì, ma Lusindo, non buonanotte. si sente, non si sente. Lusindo, grida. Dal sindaco vi auguro a tutti una buonanotte. Come all'improvviso. Come all'improvviso. Domani, quando sento Domani. Adanna te la saluto. Domani sta la Anna Masa. Va bene, Ma va bene. Ciao, onde ciao. vi vedete? Te ne vai in America. In via Chat la vedo. Ah, in piazzata la vedi. Pensavo che Sì. teneva in America, a New York. No, no. Va bene, ci sentiamo. Una buona Vabbè, ma serata. saluto quando arrivi. Grazie. Ciao. Come all'improvviso, sopra il cielo e paradiso, abbiamo ricevuto la visita del signor sindaco. Se c'è qualche nautro come lui, vuole essere. La stampa è una pura, come ha detto. Dice pane pane e vino vino. Ma insomma, casiamo. Allora, io ho tralasciato poco fa un saluto a tutti, veramente alle persone, agli anziani, effettivamente che stanno guardando questa, diciamo, trasmissione. Tutti gli amici miei, quelli buoni, brutti e cattivi. Allora, Sergio Zappia in piazza La Vede, in piazza La Vede. Calogero le va, ciao.
Allora, salutiamo veramente a tutti, veramente, veramente a tutti quelli che hanno di bisogno. Salutiamo tutti i miei colleghi che attualmente stanno facendo il turno, stanno finendo il turno fino a mezzanotte. E all'ultimo turno dal 15 fino a mezzanotte. Salutiamo tutti quelli che sono in servizio del settore ovunque. La polizia, carabiniere, eccetera, eccetera. Eppure quelli che lavorano all'ospedale, dottori, questo e quello. Veramente un buon servizio, veramente. Salutiamo a tutti, salutiamo Rosanna Ippolito, un saluto, Mimma Amato, salutiamo poco fa, mi scordaio, Deborah Nasello, salutiamo. Un abbraccio veramente, ma c'è so gente che... Salvatore Santa Maria. Io saluto Giovanna da Messina. Giovanna voleva intervenire. Se lei vuole intervenire, ogni volta mi rimprovera, andiamo a parlare. Io sono educata e sempre aiuto a chi mi vuole bene e chi mi vuole male. Ok, Antonino. Allora, io volevo se venisse uno per salutare, se c'è persona che guarda, si chiama Giuseppe da Gira, perché io so che lui vede le mie dirette, ogni tanto mi scordo a salutarlo perché di tanti messaggi che ci sono lui guarda dall'inizio alla fine. Ora l'ho invitato se vuole venire a salutare in diretta su Zaffronta. Ti ho invitato. Ciao Patrizio, ti seguiamo dal Piemonte, io Alex, Luca e Gloria. Ci puoi salutare? Mi accerto, Deborah. Un abbraccio dal re dello Zenzero direttamente. Saluto dal Piemonte, Alex, Luca e Gloria. Un salutore veramente qua, da Villa Rosa, dal re dello Zenzero. Allora, Rosanna e poi. Ciao Rosanna, un abbraccio. Sabina, buonasera Patrizio. Io vorrei se Sabina facesse un saluto pure in diretta. Qualcuno del mio gruppo. Volevo invitare Fabio a coraggio. Io ho un gruppo fenomenale veramente del Re dello Zenzero. Abbiamo come personaggi veramente da New York. E però non li vedo persone che sono in Arte Italia, persone che magari si sacrificano e lavorano effettivamente. E questo gruppo veramente. Abbiamo, diciamo, costruito come una famiglia. Dario Patrizio Di Pioli, che ne pensi? Vediamo se che fa domenica. Mimma Castellane, ciao Mimma. Allora, buonanotte a tutti voi, sogni d'ora a tutti voi, famiglia, va bene? Ciao Patrizio e Liliana, grazie. Grazie, un salutone pure da parte mia. Io volessi, Mimma, allora, volesse qualcuno, io ora vediamo. Qualcuno di coraggio che venisse a linea, ma io vedo, c'era da Giovanna che voleva venire in linea. Qualcuno del mio gruppo che ho il piede, ammaccato un bottone male, ammaccato. Filippa, saluto Filippa, mia nipote, io di Danna, Spirianna, Giovanna. Vediamo se c'è Giovanna. Che può intervenire, Giovanna. Salutiamo Riccardo, Rosalba Calogero, Carmela Chieti. Buonanotte a tutti. Te ne va, Antonino? Io volevo qualcuno. Connessione rifiutata. Bravo. Allora, vediamo che avevo coraggio di salutare. Vediamo. E un pallocchio. Fammi entrare. Vediamo ti faccio entrare. Insomma, manda la richiesta. Allora, direttamente abbiamo dall'America, se tutto va bene, un collegamento dall'America. Vediamo. Vediamo, possiamo conoscere in vivizia come... Anna, se tu fai la richiesta, devi fare tu la richiesta. Dai, la porta dai. Direttamente chi vuole entrare basta vediamo. Maria Marco, ciao Maria Marco, Anna Irati, l'ho mandata e non mi arriva. Non mi arriva la richiesta.
Anna, fai esci ed entra. In cauto santo, ciao in cauto. Ciao Valeria, mia nipote, fai... Saluto Tanino, saluto Giovanna. Prima in privato e poi. Come prima in privato? Salvo presidente. Ah, Giovanna, come prima in privato? Se sono in diretta, come vieni in privato? Ma che aggiungi? E che non mi fa fare? Come cavolo è? Vediamo. Ciao Salvo! Cerca. Vediamo cosa c'è. Ah, non vedo, vediamo. Vediamo. Non c'è, oh mai, Gino Saddemi, ciao. Niente, non mi spunta Anna Maria. Anna Maria, non mi spunta. Sabina mi spunta, Giovanna mi spunta, De Rosa mi spunta, Tiziana mi spunta, Daniela mi spunta, dopo prendi mi spunta. Che non mi spunta Anna, boh, non lo so perché mi spunta. Forse se esce, entra, forse mi spunta. Non lo so, vediamo. Vediamo, vediamo. Ah, ora. Ora mi spunta, ho visto che mi spunta. Come all'improvviso, direttamente dall'America. Vediamo, vediamo, vediamo. Concetta Maccarone, già. Salva bene, Patrizia. Oh! Buonasera! Finalmente ci vediamo in Vivizia! Anna, ciao Anna! Buonasera, buonasera! Che piacere, hai visto? Hai visto che c'è tante si affrontano. Aspetta, io parlo siciliano, non so se tu capisci buono siciliano. Capisci buono e siciliano? Sì, grazie, grazie di farmi entrare in tua casa. No, meglio di me parlo allora. Va bene. Me ne parlo. Mi vai. Ti vedi? Sì, si vede bene? Bene, 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 bene. Allora, mi voglio presentare, sono Anna dall'America, sono nel gruppo tuo. Aspetta, ma sicuro che sei in America, perché parli bene italiano. Ma sicuro che sei in America, non è più per fessa. No, no, sono in America. Mi scusi. Mi devi scusare perché non parlo bene l'italiano, ho un accento americano. Come voi tutti nel gruppo sapete, chi mi conosce, mi sforzo a parlare e farmi capire al più meglio. Comunque, prima di tutto voglio salutare la tua famiglia, Liliana, Fabio, Vincenzo. Grazie. E un altro cordiale saluto a tutti gli amici di Liliana. Che tramite la tua diretta, di conoscerti, in questo gruppo ho conosciuto bellissime persone. Non mi voglio dimenticare di nessuno stasera. Un particolare saluto a Lilla, Fabio, Emanuele, Sabina, Sergio, Pietro. Vediamo che c'è... tua sorella Fina. Grazie. Sì, Angelo Zinna. Sergio. A tutte per cui. No, no, no. C'è Giuseppina. C'è Giuseppina, c'è No, no, ti ricordi tutto. Pensavo che avevo una mentologia come il sindaco, come Fabio. Invece la mente l'hai buona. Silvana, comunque c'è Silvana. Ci sono tanti, ci sono tantissime persone bellissime. Non vorrei veramente dimenticarmi di nessuno. Comunque li ho scritte qui a Patrizia, Rosa, Giovanna, Cettina, Pietro, Maria. Specialmente voglio salutare a una mia compaesana che abita a Brooklyn, New York, e adesso si trova in Sicilia. Se non mi sbaglio, scusatemi, si trova a Enna Alta. Oh, si chiama... Enna, io ci stai, aspetta. Perché... Allora, io abito a Villa Rosa, ma Enna è vicino, qui è vicino. Sì, è vicino da te.
si chiama Maria Marcos e lei mi sta guardando. Un bacione. La mando. Marco. Allora è una vicino, Maria Marco. Sì, è vicinissima. E la volevo salutare di cuore. Non lo sapevo. Enna vicino. Salutiamo Anna Maria Marco. Se vuole, io salgo a Enna con mia moglie di qui e di là, ci prendiamo un caffè di qui e di là per la conoscenza da te. Va bene, vedi, ce l'ho scritto qua perché non me lo volevo dimenticare di nessuno. Ti hai fatto l'elenco. Intanto ti faccio aspetta. Io mi sono un po' emozionato perché è la prima volta che ti vedo giustamente in divisa, ho sentito la voce del gruppo e mi fa molto piacere che magari noi ti inoltriamo questa bella compagnia. A nome di tutto il gruppo, no, io ti faccio i miei complimenti, tutto il gruppo, perché io rappresento tutto il gruppo Zenzero e Limone. Non mi aspettavo, perché sono emozionato, non mi aspettavo effettivamente che noi intratteniamo delle persone pure così lontano. Ho visto Lillo, ho visto Sabrino, sto vedendo pure la mia famiglia, Maria, insomma, ho visto tutti una buona collaborazione del nostro gruppo. Finalmente qualcuno ha il coraggio di venire in diretta, a me mi fa piacere e onore, veramente, questa situazione. Non mi vergogno che sono emozionato, perché non mi aspetto che il re dello Zenzero da Villa Rosa, un paesino piccolino, trasmette che tu sei a New York, penso. New York è vicino. Allora stiamo facendo che Villa Rosa lo stiamo unendo con New York, è una cosa importante. Villa Rosa è il mio paesino, è una cosa per me importante collegarlo in un gemellaggio con New York, parliamone chiaro. Ti faccio i miei complimenti, non ho parole, veramente. Sì, no, è un piacere conoscerti, un piacere essere nel gruppo. Ma non so New York che ti conoscono. A cavolo, sa chi è? Che mi stai facendo sudare. Perché? Non mi aspettavo questa chiamata, non mi aspettavo. Io ci ho cercato la richiesta di farmi entrare nelle tue dirette più di una volta. Siccome io non sono pubblica, per questo non mi facevi entrare. Allora, aspetta. Già hai un posto di lavoro di Antonio Ferreri. Anna sarà la nuova conduttrice di Mediaset. C'è una TV italiana che già ti fa la corte per entrare dalla trasmissione, già pigliaste lavoro. Io ho fatto oggi un appello che voglio per lavorare, tu spuntaste tutta una volta, scusa che ti dico di tu, hai già pigliaste travaglio, già in televisione. Allora posso venire in Italia sicuro, vero? Ti vengo in Sicilia. Aspetta, la tua amica Maria Marco ha detto ciao Patrizio, ti aspetta a te e a Liliana per un caffè, visto? E a me no, io ci vengo anche. No, noi a Enna ci andiamo sicuramente in questi giorni, così mai ci mettiamo in contatto e ne prendiamo un caffè assieme. Sì, è una bellissima persona Maria, vedrai. È molto dolce, simpaticona, affabile, ammirabile. Dai. Però fammi finire di salutare a tutte queste persone che voglio salutare prima che mi dimentico qualcuno, va bene? C'è Michele, il tuo amico di lavoro, che si fa vedere. Michele Cravotta. Esatto. Io saluto a quelle che visualizzano e stanno nel gruppo, a quegli altri non li conosco, soltanto di nome. Comunque c'è Laura Antonella, Ersilia, una grande amica anche, che è bravissima e tu la conosci. Lei abita in Germania, è una bravissima donna, diciamo, vero? Ci intendiamo benissimo. Guarda, io cerco di andare d'accordo con tutti, mettiamo così. Ascoltami. C'è uno che ti dice che si conosce la conosce a Barbara D'Urso. Ma sì?
E ti dicere che tu forse vuoi togliere il posto da Barbara D'Urso in televisione, quello lì. Voglio togliere il posto a nessuno, guarda. No. Mi tengo il posto mio, che sono più felice. No, scherza, Antonio Ferreri è un grandissimo amico mio, scherza sempre. Comunque tu mi saluti a tutti quelli che sono in linea, li saluto, ciao a tutti. Scusami, aspetta, scusa che ti interrompo, vai. Oh, dai, finisco di salutare e poi ti lascio dire quello che vuoi, eh. Allora, c'è Gianni, Giussi e poi c'è un'altra signora che si chiama Lolita, se non mi sbaglio a dire il nome, e Ileana, e questi sono tutti. Un abbraccio e un bacio a tutte queste persone del gruppo Zenzero e Limone, che veramente io vi voglio e vi adoro dal fondo del mio cuore. E qua tutto qua. Complimenti. Anche Fabio, che è un personaggio bellissimo. Lo so che non tutti piace il personaggio di Fabio, ma Fabio è una persona speciale per me e lo so che anche per te, come anche Emanuele, che lo adoro tantissimo. Anna, scusa. Allora, c'è Salvo Piacente, dice, lo puoi salutare un amico qua. Si chiama Salvo Piacente, se lo saluti. Siccome hai salutato a tutti, però è uno che guarda le dirette, un amico mio. Va bene, lo saluto, buonasera, Salvo Piacente, è un piacere e vi saluto, buonasera, dai. E sì, ti saluto pure, che hai ascoltato tutti, ti vuole bene. Lucia Mignanzo, ci sono tanti messaggi che dopo vai a rivedere e magari li metti mi piace. Va bene, ti ringrazio, ringrazio a tutti per i saluti che mi fanno, in diretta. È un speciale saluto a te, grazie per la tua amicizia, è una persona incredibile. E vorrei come qualche cosa. Come si dice? Thank you. Aspetta, fammi finire. Vorrei che qualche volta mi faresti conoscere tua moglie. Mi piacerebbe molto salutarla, se c'hai piacere, dai. Certo. Adesso voglio salutare. In questo momento è sopra. Sta dormendo. Sì, forse ascolterà dopo la registrazione. Va bene, allora la saluto qui, Ciao Liliana. Allora, scusami, allora per i nuovi che ci sono, i nuovi per compensare i miei, siamo collegati da New York, una mia fans, si può dire fans o sbaglio? Sì, ma certamente che sono una fans tua. Grazie, allora io mi sono emozionato perché effettivamente stiamo collegando Villa Rosa a New York. In senso buono, io non ho parole perché effettivamente non ho parole perché non mi aspettavo questa videochiamata in diretta di Facebook, veramente. Io ti ringrazio veramente tantissimo. Insomma, lo sai perché hai la corona, lo sai perché hai la corona. Il re dello zenzero e limone. E da Zauro ti dice batti le mani, schiocca le dita, zenzero e limone per tutta la vita, dai. Grazie. Lolita ti saluta, Lolita, vieni a Lolita. Adesso mi fai salutare gli amici miei americani, se ci stanno guardando, qualcuno che ci guarda, vi voglio dire... Aspetta, e come hai a salutare, come mi fai a salutare? Faccio un saluto tu in inglese, come hai a salutare, dimmi come fai. Ma tu c'hai quelli amici dalla Florida, dove sono? Che vengono dalla Florida? Lo capiscono che è siciliano, ma gli amici tuoi che sono americani, insomma, che tuoi, almeno lo fai più un saluto a questo mio, che posso dire? Li posso salutare, li posso dire che my friend, Zenzero Limone, Sicilia, sends a cordial how do you say hello to everyone in the city, especially the New Yorkers and where I come from. I would like to say that he loves everybody and he's very friendly. E basta. Good night. All right.
All right, my friend, I love you. Mi sono imbrogliata un po' perché mi sono emozionata. Comunque, mi scusate. No, hai parlato benissimo, complimenti. Non mi aspettavo che parlavi. Vabbè, tu ho capito che sei origine di calabrese. Vabbè, io sono nata a Buenos Aires, Argentina, dai genitori calabresi, sì. E comunque in Argentina, ma genitori di Caltanissetta, dove esiste? Caltanissetta in Sicilia, in Calabria. Ah, in Calabria, Caltanissetta via Caporto. Adesso compaesano, combatte. Abbiamo detto pensava a Caltanissetta perché c'era Fabio, dico, forse con Fabio te, insomma, nominava sempre te, nominava. Dico, può essere che conosceva Fabio che era un paesano. Ah, Fabio, Fabietto. Fabio è sempre Fabio, tu lo sai. Sì, lo conosco. Fabio è un angelo custode, custode. Oggi l'abbiamo ripreso che era molto, molto riemozionato, un po' disturbato, l'ho visto. Però quando è venuto si è rianimato. Sì, certe volte anch'io lo vedo così. Comunque ormai lo capiamo com'è, no? E noi ci intendiamo. Un'altra cosa particolare che voglio dire, voglio salutare la famiglia di Emanuele di Cosia, alla mamma. Gabarello, presidente, l'abbiamo scordato, presidente, madonna santa. Sì. Ciao Emanuele. Sì, alla sua famiglia è bellissima, è una famiglia bellissima e non mi voglio dimenticarla. Okay. Sì, Emanuele, veramente io conosco Emanuele, mio compare. Salutiamo suo papà Biagio, saluto sua mamma, saluto suo fratello. Tu già riconosci una brava famiglia, più di una bella famiglia. Esatto. E allora io vi do la buonanotte, good night everybody from New York. Buonanotte, e che ora sono? Buonanotte. A voi buonanotte, qui sono quasi le 4:25. Del pomeriggio. Sì. Allora, buona continuazione per noi, buonanotte. E te buona continuazione. Un salutone veramente da Villa Rosa, Piccito Villa Rosa, collegamento con New York, vedo che cose che io mi trovo stasera, che sogno proprio emozionato. Villa Rosa, paese Nicunico, diventa grande quando è New York, vedo che cose. Allora, un salutone dallo Zenzero, Anna, salutami tutti i newyorkesi. Salutiamo tutti, un abbraccio a tutti quelli che mi conoscono e mi sconoscono. Un bacione da parte mia e dalla mia famiglia. Ciao Anna, da Villa Rosa, e da Sicilia. Alla prossima, ciao. Lo sai che Villa Rosa è in Sicilia? Villa Rosa è in Sicilia, si trova. Ma certamente che Villa Rosa. No, perché io devo nominare Villa Rosa, lo devo nominare. Ascolta, ti seguo da 2 anni, mi domandi se Villa Rosa... Aspetta un attimo che c'è una persona che a me è molto simpatico, è un grandissimo amico mio. Salutami da New York, Ricky Paternò. E con l'occasione salutiamo Radio DJ, mi saluti tu da New York. Radio DJ, okay, Roberto Ferrari e DJ Angel, devi dire. Un saluto da New York, saluto da New York, Roberto Ferrari, DJ Angelo e Ricky Paternò. Ok, saluto DJ Angelo, Ricky Paternò e Ferrari, non mi ricordo il primo nome. Roberto Ferrari. Sono di un programma Ciao Belli di Radio DJ, una delle radio più famose d'Italia. Saluto dall'America con tanto affetto e amore a tutti voi, Dai! Thank you! Che vuol dire thank you? Thank you vuol dire un saluto buono, thank you. Come vuol dire thank you? Thank you che vuol dire? Buonanotte!
grazie. Grazie, grazie. Ah, ti inculo per dire grazie. Ah, vabbè, allora non domenai, non domenai allora. Tangul. Tangul to statul. Arrivederci, vai, vai, vai. Buona serata, buonanotte. Vai, vai. Grazie, vai. Grazie, davvero, grazie. Ciao, Anna. Grazie a voi. Allora, questa è una bella sorpresa fu. Dall'America abbiamo fatto, ma aspettava stasera. Non mi aspettavo emozionato perché pure il Rodo Zenzero ha trapassato l'oceano. Non solo attraversammo lo stretto di Messina, che attraversammo l'oceano Pacifico, senza Pacifico, l'oceano Atlantico, insomma. È una cosa più importante. Avere degli amici che mi seguono dall'America, pur essendo che origine siciliana, ma lei è argentina, Anna, eppure altre persone Venezuela. Anzi, salutiamo tutti quelli che vivono in Canada, gli italiani che vivono in Canada, Venezuela. Per me è una cosa importantissima. Allora, Enrico Paterno, troppo grazie, grazie ancora a lei. No, lei. Allora, Riccardo, Ricky. A lei, ma dire tu, lei mi dice, se banadica allora va a dire, se mi dire di lei, ma dire se banadica. Ciao Ricky, un abbraccio da Re dello Zenzero, vede che cosa, direttamente da New York eravamo collegati. Mi fa molto piacere, Deborah Naselli, ciao Patrizia, saluta Gloria, Beato e sa, e Ngusa Marita, come è? Beato così, Beato così marita, Gloria. Allora, insomma, io sono emozionato veramente. Lui è dall'America con il furgone. In sostanza, Tiziana di Dio, salutiamo Dio. Lo si, in sostanza, Ricky, va a dire, o se banadica. Cazzo, senza dire, non mi dice tutto. Insomma, un salutone veramente. Allora, Giuseppe Cordaro, insomma, tanti in linea, che mi fa molto piacere. Giuseppina Di Bella. Scusate che eravamo in collegamento e non potevo salutare Domenico Lobrutto. Salutiamo a tutti perché effettivamente oggi è una cosa meravigliosa. Villa Rosa, provincia di Enna, collegato direttamente con New York. Questa è una cosa per me. Eppure con il Canada abbiamo stato pure in collegamento con gli amici canadesi. Ersilia, anche per me è stato una cosa. Io la conoscevo come amica che mi condivide le dirette di qua, però è stato un piacere che finalmente ci abbiamo visto in vivenza. In vivenza. Saluto De Rosi, un'altra grandissima, veramente. De Rosi, un altro personaggio che vive pure lontana, lei è napoletana. De Rosi è una professionista in cui è assistenza agli anziani. E dove ci sono personaggi che sono assistenza agli anziani, assistenza agli ammalati, per me entrano nel mio cuore. Perché ci vuole coraggio a mantenere l'equilibrio e rispettare gli anziani, i bambini che non si toccano. A me mi fa onore quelli che rispettano gli anziani e fanno un servizio per gli anziani. Complimenti a De Rosi. La voglio ricordare perché la conosco. Maria Marco, io lo sapevo che Anna veniva in diretta, io non lo sapevo. Cara Maria Marco, noi diciamo a Enna ci andiamo spesso, se vuoi prendiamoci un caffè, ci riuniamo in qualche bar, veniamo e ci prendiamo un bel caffè. Per me è stato veramente un piacere, un onore. Ho sudato. Io effettivamente vi ringrazio tutti, è stato un saluto perché è stato come all'improvviso, seduto del divano. Non ero niente di preparato perché di solito le mie dirette le faccio là, le mie dirette le faccio qui dentro. Io non era programmato niente, le mie dirette le faccio qua, nel mio piccolo ripostiglio qua. Questo è il mio, diciamo, piccolo studio. Io ora seduto in quel divano dove io volevo salutare gli amici così prima di andare la buonanotte. Prima di andare la buonanotte volevo salutare, e per me è stato veramente, veramente un piacere salutare e avere un collegamento con Fabio da Caltanissetta e con tanti amici che mi ritrovo.
Io ora vi auguro veramente una buona notte a tutti, che manco mi guardo qua. Vi auguro veramente una felice notte da me e pure del mio pappagallo, del mio pappagallino. Saluta. Saluta. Dai, Ciccio, saluta. Non mi vuole salutare. Allora, salutiamo veramente a tutti. Salutiamo Antonio Ferrer. Ho fatto una fatica veramente, niente, mi sono veramente emozionato. Allora, buonanotte Daniele Alfano, salutiamo tutti quelli che avete, ci abbiamo passato veramente una mezz'oretta, un'oretta di tempo di salutare, e un po' da tanto tempo che non facevo sta diretta così come all'improvviso velocemente. Buonanotte a te Liliana, grazie, ok. Buonanotte. Buonanotte come all'improvviso dal re dello zenzero, veramente vi ama tutti, veramente vi amo. Buonanotte, 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 buonanotte. Però la barba mai fatto, domani faccio la barba. Promesso che domani faccio la barba. Sarà bene. Ciao Ersilia, ciao De Rosi, ciao Anna, ciao Sabrina, ciao Lilla, ciao tutto il gruppo Zenzero e tutti quelli belli che mi vogliono bene. E pure quelli che mi vogliono male, non ho i pregiudizi. Ciao a tutti, buonanotte!